Oh, salve, siete qui. Vi annuncio la mia nuova serie, sono dei revival sui giochi della PlayStation 1. Perché ho scelto di fare questi giochi? Perché questa serie? Intanto è una serie mia personale che dirigerò soltanto io, del team di Mami Video Rec, e lo faccio perché sono un poco nostalgico, perché è stata lei uno dei miei primi amori. Insomma, insieme a questa amica fidata vi porterò insieme in un mondo nostalgico, pieno di vecchi sentimenti e di primi giochi usciti, quelli veramente bellissimi che hanno segnato la nostra infanzia, soprattutto delle persone nate negli anni 90. Quindi cominciamo, non vi farò aspettare oltre, immergiamoci in questo mondo. Buongiorno, buonasera, dipende l'orario. Questo primo gioco, questa prima puntata sensazionale di queste riprese, di queste rinascite, di questo revival, comincia subito con un cult, Medieval, un gioco che ha segnato la mia infanzia e devo dire che l'ha segnata anche parecchio male, perché questo gioco mi faceva dir poco terrore, mi spaventava da morire. Già soltanto che l'intro, come potete vedere, di Sony PlayStation fa paura, cioè chiudendo gli occhi si sentono queste cose che fa rabbrividire. Ora, quest'intro io non so se saltarla o no. Devo dire che, In a time long ago, ecco, il there gioco in lived inglese, in the purtroppo ho kingdom trovato of soltanto i giochi in Galamir a inglese. sorcerer Ma quanti named ricordi mi fanno Zarok. sorgere questi This giochi, arrogant, questa pitiless man strega che dovevo hated his fellow sconfiggere, citizens ma for in their realtà non ho sin mai finito and neanche il primo livello. disobedience. Oddio, forse il So primo he sì, raised an però army veramente of i ricordi sono demons and set sfocati. out Questo to protect gioco, their well-being pensate, è for del his own. 98. The King's Medieval, gioco champion, Sir Daniel bellissimo, con una Fortescue, bellissima trama. Ovviamente, quando la grafica era poca, tutto si puntava sulla trama. Ormai siamo passati alla PlayStation 4. La PlayStation 1 ci sembra soltanto un vecchio giocattolino, praticamente come se fosse una console quasi inutile. Ma questi in realtà sono i primi giochi sviluppati e la nascita di quello che oggi possiamo definire l'ambito videoludico, quello per cui oggi possiamo giocare a Call of Duty Ghost, titoli come appunto Battlefield, Crisis, insomma, titoli bellissimi a cui nulla da togliere, attenzione. Ma guardate, nonostante questo sia della PlayStation 1, quindi ci aspetteremo ben poco, l'animazione è ben definita e le immagini sono carine. Beh, sono i primi, la nascita degli avatar fatti al computer. Questa è la strega che dovremo sconfiggere nella storia. Però, se mi fermassi troppo con l'intro, praticamente la storia diventerebbe infinita e il video enorme. Questo è soltanto un revival, perciò di conseguenza dovrò essere abbastanza veloce. Dovrò fare una puntata e non finire tutto il gioco. Quindi devo saltarlo. Loading, noi saremo questo uomo, oddio, questo scheletro, questo non morto. Benissimo, comincia subito schermata. Questo gioco praticamente da piccolo mi faceva cagare sotto, ve lo giuro. Già, l'atmosfera tombe, siamo in un cimitero. Sì, ragazzi, il nostro è. Si, il nostro menù si svolge in un cimitero, pensate che cosa brutta, e noi siamo lui. Un cavaliere defunto in battaglia, stessa battaglia nella quale ha partecipato la strega malvagia. Adesso devo scegliere New Game o Load Game. Scusate, mi ha un po' stoppato. Sì. Non ho cliccato niente, giuro. Infatti, ok, devo clicare X. New Game. Volume un poco alto, devo dire. Tutti zombie, perché la strega malvagia praticamente ha mutato e si è presa le anime di tutti i concittadini, o almeno così io ricordo. Ha colpito anche me questa magia e mi ha fatto riprendere vita. Ecco, io ero il cavaliere, appunto, che ha lottato contro la strega malvagia col tridente, che dice fire, fuoco, e tutti gli sparano le frecce. Allora, questo gioco mi faceva cacare sotto. Ecco, già questo io mi ricordo, ero terrorizzato, già così ero spaventato, e a questa scena sono scappato It dalla has stanza. risen again, Cioè, Sir proprio Daniel la cosa più brutta Fortescue. della mia See? infanzia, per questo ho dovuto The riprendere questo gioco, ma hero of non è neanche Gallowmere l'unico. who Adesso gioco a fell at the titoli come first Fear, charge. Slender, The fog o of come avete visto, ho war giocato and anche the a Sonic shrouds X. of E time questo qui mi faceva cacare conspire sotto da to morire. turn the Comunque, arrow fodder sentirete into un the poco il rumore dei savior of the tasti. day, Sì, faccio finire di but he parlare. knows better. Ok, adesso lui parlerà con. Father,
Dice I show you, non ha la mandibola, nemmeno la lingua, quindi si capisce ben poco. Dovremmo attenerci ai sottotitoli per capire la storia. Ma alla fine quello che vi voglio fare è mostrare com'era questo gioco, cazzo. Come erano i giochi della PlayStation 1. Guardate, neanche a Minecraft ci sono tutti questi pixel nel muro, questi brick fatti così male. Comunque dicevo, sentite un poco il rumore dei tasti, ancora non ho preso il joypad. Forse comincerò ad averlo da qualche puntata dopo, quindi userò WASD per muovermi e le freccette mi fungeranno da A, da triangolo, quadrato, cerchio, X. Benissimo, hai trovato una piccola spada. Con quadrato, benissimo, un attacco pesante, anche caricato. Con cerchio il salto, con X questo sarà l'attacco leggero perché c'è più combo. Triangolo si accovaccia. Leggiamo subito i libri. Devi avere, sei stato 200 anni, ok, la cripta. Questa è la cripta di Daniels, Dan Crypt, cioè del cavaliere. Quando sei pronto a lasciare la cripta troverai in uscita alla fine del corridoio. Per sbloccare il cancello avrai bisogno di una pietra speciale che dovremo trovare naturalmente avanti. E così sarà in tutto il gioco, avremo bisogno sempre comunque di pietre da trovare. Ecco, con R2, non anima, R2 delle due si spostava la visuale. Durante il tuo viaggio attraverso il mondo di Golgomer collezionerai molti oggetti. Guarda il gol elementare premendo select. In questo momento però non ho niente a parte questa spada. Vediamo. Cerchio, salto. Ho trovato una pozione. Qua devo trovare ovviamente la cosa, la stele. Questo lo prendo dopo. Sono i coltellini, questo ancora me lo ricordo. Wow, era fantastico. Mi sento che c'è qualcuno addirittura a combattere. Come? Caspita, altissimo. Non ho sentito la voce finora, tu? Questo che dice? Per fare un attacco potenziato premuto quadrato. Almeno per 2 secondi, perfetto. Questa è la stone, la found star rune, la runa. Ok, beh, sentiti libero di farti un bagnetto, però attento che poi non sai nuotare, sei comunque un ammasso di ossa. Sarà, vi ricorderà questo. Ecco, i tesori sono composti da monete, ci dirà questo. Devo dire, ho fatto... cazzo, fino a poco fa questo. Infatti ogni tesoro sarà collezionabile in monete che ci serviranno più tardi. Ok, questo invece, ah ecco, lo scudo in copper, dovrebbe essere rame o bronzo, che se non sbaglio forse è rame. Ecco, ah ecco, il triangolo serviva a pararci. Da fermi si accovaccia, così invece si alza e cammina protetto. Perfetto, teniamo da mettere. Queste sono le armi speciali invece, che appunto hanno un determinato numero di utilizzi. Mettiamo la runa per passare al livello successivo. Caspita, signori, quanto è bello, quanto mi è mancato questo gioco. Stupendo, perché? Perché l'ho abbandonato? Cazzo, ho sprecato un coltellino. Zarok, dobbiamo insomma ritracciare la strega. Come si faccio a cambiare armi invece? L1? Ah, che bello, addirittura con R2 delle due, non so come cambiare arma, con R2 delle due cambiamo la visuale, cioè ce la giriamo, eccezionale. Ok, devo andare dalla cripta di Daniel a qui, al cimitero. Benissimo, quindi stiamo viaggiando attraverso il mondo e siamo nel cimitero. Mi raccomando, la puntata sarà breve, io voglio soltanto vi ricordare com'erano questi giochi. Il mio obiettivo non è finirlo. Se lo finirò sarà per un piacere personale, ma non in camera. Oddio, che è sto coso? Sta mano. Assurdo! Non me la ricordo per niente. Mi proteggo, non si sa mai. Assurdo, tipo quella della famiglia Adams. Mi attaccano? No, non mi sembra. Vediamo che dice il libro. Ci deve essere un tutorial per combattere. Benvenuto a Golomir. The Stinking Dead have risen up. Quindi i puzzolenti e i zombie si sono risvegliati a danzare con senza vita. Vogliono il tuo corpo morto. Oh cazzo. Assurdo. Chi lancia la coltellina? Sì, e come faccio ad ammazzare? Perfetto, l'ho ammazzato. 3%. 3% di cosa? Del calice. Là ce ne sono altri due, dovrò ammazzare. Questo coltellino non è che mi piaccia tanto. Queste armi a distanza non... Ok, vai, mi sto ammazzando. Sette... Addirittura il coltellino insegue, cioè fai curva.
assurdo, acrobata, neanche al Circus Soleil fa una certa acrobazia coi coltellini. Ma che cazzo spara? Non arriva così lontano. Colpisce! 15%, quindi non so cosa. Vediamo, là ci sono altre due. Dove cazzo non c'è la sua coltellina? Un cazzo. Ecco, contenendolo mi paro, lo posso allontanare. Ho ammazzato 19% di non so cosa. Sono molto goffi questi zombie, devo dire. La cosa di merda in me già mi dà fastidio, non pensavo di essere così scarso. Ecco, ho trovato la runa della terra. Vediamo qua dietro cosa c'è. C'è niente. Ah, ecco, questo non l'avevo visto, lo scudo ha un utilizzo, certo, questo non l'avevo veramente notato. Devo tenerlo a mente, quindi devo utilizzarlo con parsimonia, se possibile forse è meglio schivare, come Alan Wake. Se sono troppi è meglio scappare. Perfetto. Questo verde forse dovrebbe, secondo i miei ricordi, rispawnare. Ecco, questa è quella, la runa verde. Ecco a che serve. Ammazzo qua tutti gli zombetti. Neanche a Left 4 Dead faccio certe vinchiate. Peccato, i mob praticamente non oltrepassano la loro zona. Questo è veramente peccato. Ok, ammazzato un altro, ragazzi, che bello. Ma sti coltellini non finiscono più. Pensavo di essere più parsimonioso, invece. Invece no, cioè. Cosa della la runa del caos. Ok, non c'è più niente attorno. Ho ancora 100 utilizzi di scudo e 30. 33 coltellini, 33. Gli anni di Cristo! Sento la tombola, che schifo. Ah, ecco, questo riparava da. Che bello, non ricordo. Ristorava da vita, caspita. Mi lo dice. Non lasciare che i zombie ti uccidano, ti sopprimono. Quindi. Vai in questa fontana per ristorarti, quindi. Per la vita, insomma, va. Qua dovrebbe essere la runa del caos, perfetto. Sì, però devi colpire quello avanti prima, no? Quelli ieri. Perfetto. I coltellini che vanno praticamente a pizza. Vorrei dire se posso switchare le armi. E se sì, come? Non credo. Cioè sarebbe utile per esempio switchare le armi. Perché vorrei i coltellini da lancio soltanto per attaccare lontani, non ravvicinati. Dai, spara, tiro, lancia. Fonf è una parola jolly che potrete utilizzare quando volete ricordarlo. Vorrei vedere su 69 sti calici. Forse le anime tipo raccolte. Vediamo come mi dice comunque quel libro che ho saltato per uccidere sti zombie. Vedete, questo forse è stato uno dei primi giochi con gli zombie. Ricorda, niente rimane nascosto sotto the gates of our angel. Sotto gates, le ali, l'apertura d'aria. Cos'è sta cosa? Che? Che è successo? Ma c'è. Non lo credo, sta cosa verde cos'è? Che mi disturba gli zombie. Chi se lo ricorda? Non mi posso ricordare tutto. Ok. Ecco, questo calice mentre si fa raccogliere là tutte le anime. E magari poi mi sblocca qualcos'altro. Interessante. Questa cosa forse si doveva spostare poi. Sì, mi ricordo di doverlo spostare, ma non ricordo di preciso cosa e come. Ok, ho gli ultimi due coltellini. Uno e due. Oddio, il braccio. Che me ne ricordo troppo questa cosa del braccio. Ah, ecco qua dentro la lancia. Spettacolare. Che eccezione, quindi fa l'arma. Non posso proseguire. Ah, una spada che ho preso. Come posso. Select. Start. Non so. Ah, ecco, questo mi dice quale si chiude e quale si apre. Perfetto, ok, questo. Ok. X. Gli oggetti qui sono nel calice, ogni volta che sconfiggi un nemico il calice si riempie di un poco. Ogni calice è pieno di quello che tu collezioni, Halo Virus, ti per il premio, però anche il FOF. Ricorda che il FOF è l'altro sempre i giorni. Qua c'è il calice, che non posso ancora prendere perché giustamente non è pieno.
is not fail, quindi dove indica lui sono chiuse, invece dove indica col becco è aperto, quindi ha aperto quella porta, o forse no, o magari ha aperto quello, e infatti ha aperto quello. Andiamo di là, anche se mi sembra che la strada sia chiusa, quindi dover procedere sempre e comunque dall'altra parte. Cazzo, quanto è bello. Il mondo ovviamente giace oltre queste mura di scheletri, di teschi, scusate. Sì, Hilltop, va bene. Ricordavo comunque di non di possedere, ma di aver giocato anche il secondo capitolo di Medieval. Oh cazzo. Il vero problema era praticamente che nel secondo mi ero bloccato, non sapevo dove andare. Sì, picchi tutti col braccio, sti zombie. Ah, ok, qua sono. Questa è velocissima. Neanche la Witch a Left 4 Dead mi vado a ricaricare la vita su... cioè... vai, corri veloce, più veloce che puoi. Comunque io avevo una spada, cioè, non per cosa, ma secondo me la spada fa più danno. Benissimo, girati. Ora sono aperto quella, vero? No, non mi ha aperto niente. Sono infame. Benissimo, aprimi quella. Bravissimo. Che fanno ancora più che stacco? Salta. Salta, si ballare. Salta, basta. Un po' di serietà è sempre un gioco a cui portare rispetto. Vediamo. Sì, scusate, i miei giochi sono così, sono praticamente un ossessivo della salute. Mi dà fastidio per non avere la super massima, ma un fastidio incredibile. Quindi, questo gioco è a dir poco stupendo. Quello non si è aperto, mentre quello sì. Qua ci arrivo là, a prendere il tesoro. Aspetta. Qua ci arrivo. C'è il tesoro, l'ho visto. Perché ogni tanto corro, ogni tanto no? Cioè, gli prende l'euforia. Devo prendere quel tesoro assolutamente. Cioè, non so come, ma lo devo prendere. Ecco, se usate il braccio si stacca. No, è ancora chiuso quel cancello. Vediamo se è così, se è aperto. No, l'altro. E ovviamente... Sì, si è aperto. Quindi vado di qua. Cioè, perché non ci sono andato poco fa. Però non ti viene a menare il braccio. Assurdo. Cioè, mi spuntano così dalla tromba. Che fuori sono? Il calice ora può essere preso. Può essere collezionato. Ah, vediamoci qua i quattrini che fanno sempre bene. Ma... menali tutti. Oddio, menali, abbracciali. Cioè, gli abbracci, però, ci sono capiti. Comunque, loro attaccano anche che io li colpisco, quindi è a dir poco inutile fare gli attacchi in serie. Ricordiamo, posso prendermi... ah, c'è il tesoro, una cosa alla volta, questo è il bordello. Queste tombe che si aprono, ma che siamo al mercato. Allora, premiamo X, vediamo qui cosa ci dice. Select item, supplies, trovo dagger, mi costano 40 gold, 50, ah ecco cosa mi serve loro, comprare serve il coltellino. Vabbè dai, per 40 basta. Non facciamo gli spreconi qua. Tutto. Mica cadono. Prendiamo la terra i soldi. Oddio, sì, però. Vabbè. Cioè. Non arrivo proprio dietro, ma arrivo. Sì, però non è che mi servono, vabbè. Dai, colpiscio. Allontananza. Arrivedizione. Sono un grande. Ammazzalo del botte. Tecnicamente gli dà un abbraccio. Dio, doppio colpo. Sono un figo. Uno all'andata e uno ritornando. Ma che cazzo, sono un figo. Sto uscendo più zombie di quanti ne abbia uccisi a Left 4 Dead 2.
Attenzione. Questo è il rumore. Ah, non posso girare la telecamera qua perché è bloccata. Ok, ora se, vabbè, se girate da solo. Un altro tesoro. La vita che fa sapere cosa, perché lo sapete che sono un maniaco della vita. Zombie in acqua. Non annegano? Ecco, mi stanno circondando. Non li colpisce. I colpi non vanno dall'alto verso il basso, non se ne parla nemmeno. Dovrei riprendere poi il calice, devo ricordarmi questo. Soprattutto il calice, perché è importante. Cioè, non ho una collezione di oggetti, onestamente, una volta che l'ho preso, ammazza i denti. Sì, la colpisci me, giusto. Prendi le occhi della totaia, no? Hop. Sarebbe carino anche sapere come poterlo switchare. Copper Shield. Andiamo. Sì, Copper Found e Copper Shield. Però se non desse. Ah, giustamente no, non me lo può dare effettivamente. Cioè, ho un braccio impegnato. Come dai di colpo? Oh, ucciso di me. Sempre. Ah, ecco. Tipo qua non dovrei perché annegherei. Quindi devo restare sul ponticello. Don't forget to pick up the case. C'è la fornita stand here, eh? Non può fare una scorciatoia breve. In più ho mancato una zona, ho mancato. Noi facciamo i giochi, facciamoli bene, no? Facciamoli tipo 98% magari. Ok, quindi ho due bottiglie di vita. Vita 300 su 300. La vita in 300esimali. Non lo so, mi garbava così. Magari, non so, per dei rapporti di algoritmo, di calcolo di danno. Ragazzi, che dire, cioè, bellissimo. Scaricatevi l'emulatore. Vi ricordo, l'emulatore può essere scaricato e usato soltanto se voi siete in possesso di una PlayStation 1, altrimenti ciò diventa illegale. Quindi sono sempre qui a dirvi, mi raccomando, giusto? Cioè, se proprio dovete, quantomeno abbiatelo. Ok, c'era, diciamo, la stradina alternativa. Però non corre più. Com'è che corri? Ah, devo correre due volte, avanti, hai capito qua? Te devi aprire, bravo. Devo correre due volte avanti per andare più veloce. Calice, la stanza degli eroi aspetta. Ne prendo atto. Andiamo. Giriamo la telecamera. Sempre buonissimo, R2 ci accompagna. Sentirete un po' come rumore i tasti, ve lo ripeto. Il problema in pratica è che non ho un joypad, o meglio, ho il joypad della PlayStation 1 e della PlayStation 2, che ci vorrebbe però un cavetto particolare per collegarli. Non avendolo ancora, aspetto un pochino, per ora userò la tastiera. Mi sono subito abituato, devo dire. Cioè, le freccette sono in ordine, destra, giù, sinistra, là. No, mi tengo con la X. Tu che cosa mi dici? Mi vuoi vendere qualcosa? No. Zarak awaits beyond these gates. The master meets with the demon from the mausoleum. Oddio, come parla. Plots of pure. Quindi dopo mausoleo, plot evil, forgotten strega, va bene. Scherzo. Musiche, vorrei prenotare. Musiche epiche. Musiche epiche, ragazzi. Veramente Hollow Heroes. Era qua che era arrivato io. Era qua. Il gioco di mio cugino. Allora non era il 2, io mi chiedevo il 2. In realtà forse non l'ho mai toccato. Incredibile. Leave Hollow Heroes without collecting gifts. No. Mi posso lasciare la Hall of Heroes. Welcome to the Hall of Heroes. Benvenuto nel muro, il corridoio, la stanza degli eroi, dove i coraggiosi guerrieri, i più coraggiosi, l'assassino, sì, però vabbè dai, ciao. Un attimo, ce l'avevo in italiano, io ricordo sto gioco, almeno questo, da bimbo. Mi avevo in italiano. Sente, avrebbe fatto bene in inglese. Era questo il gioco. Che mio cugino mi diceva, vedi se riesci ad andare via.
to pay homage to the hero stand in front of their desired stage and await spirit, quindi devo aspettare la guida spirituale dopo essere stato di fronte alla cosa, la statua dell'eroe. Questo di chi è? Vediamo, qua non c'è il calice sbloccato. Ok, c'è, c'è. Captain Fortescue, it's me, Canny Tim. Does the battle go well? Non va molto bene. C'è lui che se va bene, ha detto che non va molto bene. But hold, you could take my crossbow. It's got rapid fire and you can ricochet the però mi dice che vorrebbe combattere al mio fianco, ma non può perché ovviamente ormai è morto. Ha una parlatina incredibile. Oh, vediamo, stai zitto. Insomma, mi dà la balestra. Dammela. We accept? No. Ok, posso scegliere fra la balestra. Poi. In ogni calice mi sblocca un forse diverso oggetto. Ma forse posso fare solo quello perché è l'unico illuminato con l'aura. Questo addirittura è visibile. Ah certo, sono io. Vedete, siamo i quattro della tavola rotonda. Ecco, vabbè, comunque guarda. Accetto volentieri l'arma. Captain Fortescue, it's me. Non va bene. Va bene, accetto. Accetterai? Sì. Clever about shooting someone in the eye, sir. Ok. Addio, addio. Una balestra. 150. Found crossbow. Ok. Saltiamo. Qua c'è il master calice. Non voglio sprecare assolutamente colpi. Saliamo subito sopra a vedere cosa c'è, cosa ci aspetta. Vediamo questo libro comunque che dice. Soltanto quando sei veramente... potrai andare nella... vabbè, soltanto quando sarai... Ok, le scale non posso accedere sopra perché sono tipo scale fantasma. Io sono uno scheletro e le scale sono fantasma. Bel cliché. Insomma, posso già lasciare perché ho preso il mio premio e me ne posso riandare a fare la partita. Quindi premo L1. Vuoi lasciare? Sì. Ecco che cos'è che mio cugino mi ha sempre fatto fare, non riusciva a capire. Oh cazzo, mi cadono pezzi di anelli. Sono un cavaliere destinato a soccombere. Che brutta cosa. Ok, vuoi salvare il cuore? Sì, sì, check in memory card. Lo ricordo. Saving to your shore, yes. Saving data, do not remove, I don't remove the graveyard. Replay the graveyard, no. Benissimo, vado al collina del cimitero. Insomma, ragazzi, ma quanto cazzo è bello! Il caricamento mi si è tipo forse un poco bloccato, ma tipo forse. Ma ripreso, perfetto. Comunque ripeto, sono dal computer, attenzione, non sono dalla PlayStation. Voi soltanto che se avete. Volete giocare con un emulatore? La regina, la strega cattiva. Che brutta. Even from the shackles of death, my old enemy pursues me. Quindi persino dopo la morte mio nemico mi segue. Sei in ritardo, Fortesque. Cioè, siamo invitati nel medioevo tipo francesi Fortesque. Questa necropoli non attraverserò mai, sostiene lei. Mi attiva questi gargoyle, addirittura che sputano pietre. Ok, vai. Non posso girare la telecamera. Me ne farò una ragione. Qualche obstruction can be smashed down with clamps and certain other weapon try experimenting. Quindi alcune costruzioni possono essere abbattute con la clamps, la clava, che dovrebbe essere in alternativa al mio bravo. Carina sta cosa che le braccia tagliano di 90 gradi. Non vengono con. Il primo è morto. Spara, spara. Comunque vorrei capire come switchare le armi. Sarebbe una cosa veramente carina. Mamma mia, anche Infestation, anche l'Infestation fanno così. Questo lamento. Cos'è? Ti sei parato dallo scudo? No, la musica però è epica. Ammazza di tutti sti zoni. Ragazzi, molto bello. Cioè, parlo pure poco perché... Ok, vediamo, quindi si deve switchare le armi. La porca. Leggi il libro. Destroy the Buddha and plunder the realm of Jesus within. Ok.
Sto poco mi fa tanto. Quadriero no. Quadrato? Nulla. Scendevo la palestra, nel quadrato non c'è un attacco pesante. Sarebbe carino sapere come switchare queste armi. Molto carino. Potevo aspettare ogni volta di finirle. Non credo, anche perché avevo comprato dei coltellini. Li ho comprati con i miei soldi. Quindi la cosa mi darebbe abbastanza fastidio. Cominciamo ad ammazzarli tutti. Uno alla volta. Cosa ho colpito? Non lo so. Cioè che se fossi stato un po' più vicino mi avrebbe ucciso. Fuoco mi fa danno, ricordiamo. Beh, a tutti fa danno il fuoco in pratica. Qua, niente. Corriamo un po' più veloce, che mi sono già rotto le palle. Usa l'energia via. Ok. Forse perché il massimo che ne posso portare è 2, quindi l'ho usata. Ecco, man mano che vado sbloccando, vabbè sì, guarda, le compro tanto. Così dovrei spendere a fare quei soldi. Per un costume. Ecco, vedi. Non mi sembra in grado di saltare queste pietre. Però sei in grado di morire. Ah ecco, sono uno di questi. Life button. Sarebbe carino sapere come succede le armi, perché penso di non dover andare di là. Penso proprio di no. Cioè. Andiamo. Destroy the boulder and plunder the valuable treasure with fear. Vediamo qua dopo. Facciamo così. Game setting control options. Guardo i controlli. Attacco principale, L2 dare 2 per la camera, L2 together per attivare Dun Cam, ok, L1 to change enemy target, L1 per cambiare il nemico, R1 per premere direzioni per side step and back step, L3 run control, button to go walk, allora, quindi non c'è praticamente. To change enemy target L1, R1 e premi un tasto direzionale per side step e back step. Ok. To defend up, power up, attack, ok. Vediamo. Button layout 1, vibration off, walk run toggle off. Vediamo, game settings, audio, speech, screen, lighting, resume. Quindi se però assieme... Ok, mi spunta questa visuale, però dovrei essere tutto un po' così. Ah no, ecco, se non puoi vedere un po' meglio la in prima persona. Cos'è che aveva detto? L1 e 6 step, no, R1 R, ah, porca, R1 e fa side step. Sidestep, sì, però non so come switchare le armi. Questo mi sembra un problema. Così si accovaccia. Così triangolo tattico. Triangolo del quadrato. Triangolo X. Mi spara da seduto. Dio, non ci credo. Sono bloccato dalla cosa più deficiente del mondo. Insomma ragazzi, anche passata la mezz'ora è passata. Siccome io mi sono bloccato, continuerò questo gioco praticamente da solo. Ragazzi, c'è. Ah, forse è questo. Beh sì, è questo. Anche. Però posso, cioè ho bisogno della lava alias il mio braccio, quindi gioco veramente bello, cioè riprovo.
Ve lo ripropongo, sono revival, riproposte. Musica etnia. Bella storia, bel gameplay, ricordate che è sempre un titolo uscito nel 98. Giocatelo. Se potete, se avete bisogno, chiedetemi per l'emulatore, chiedetemi dove scaricarlo. Sarò pronto e disponibile a dare tutto quello di cui avete bisogno. Questo è Medieval 1, per la prima puntata del nostro revival su PSX, PS1 o PlayStation 1, come la preferite. Ci vediamo quindi alla prossima puntata. Un saluto da Emilio, del team di Mami Miglior Hack. Alla prossima!